preferivo sempre i film di azione, preferivo dove c'era da tirare fuori delle cose che dessero un'impronta, ecco, al film. Che posso dire? Vivevo a Trieste, dove la mia famiglia era originaria. A un certo momento, siccome a Trieste non avevo grandi sbocchi, grandi possibilità, chiesi a mio zio se mi poteva ospitare e quindi andai a Milano. A Milano naturalmente cercavo in qualche modo di utilizzare questa mia capacità, questa mia possibilità, dopo aver fatto lo studio, aver fatto la scuola, e venne assunto da un'agenzia di pubblicità che si chiamava Non Plus Ultra, che era di proprietà di un ebreo. Lì naturalmente forse davo fastidio anche perché ero più, come dire, sorpassavo certe cose e allora non eravamo più d'accordo, abbiamo litigato e me ne sono andato via. Poi naturalmente sono rimasto senza lavorare e mio zio mi diceva: ma come facciamo, allora ti rimando a casa. E per me questo era un grande tormento e cominciai a interessarmi dei negozi, facevo dei cartelloni, allora c'erano i pacchi natalizi eccetera e io facevo questi cartelloni con tutti i prodotti, no? E insomma per un po' di tempo sono andato avanti così. Allora c'era una grande agenzia di pubblicità che si chiamava la IMA, che era un acronimo di Idea Metodo Arte. Era una grossa agenzia di pubblicità, forse la più grossa in Italia, che stava a Milano, i quali mi accolsero e chiesero una prova. Ma tale era l'emozione che avevo le mani sudate. E infatti feci buca. Il direttore artistico, che era un certo Crespi, un toscano, un uomo imponente, mi disse: caro ragazzo, il disegno non fa per te. Mi dice: va bene. Dice: se vuoi puoi tornare qui fra un 6 mesi e vediamo quello che hai saputo fare nel frattempo. Avendo avuto più tempo, più serenità, mi preparai e dopo 6 mesi esatti tornai, mi misi al tavolo e mi diede un tema. Dovevo fare una maglia con un bambino seduto su una panchina in un giardino pubblico che veniva complimentato, tormentato da un tizio che stava vicino. Quindi era una cosa complessa e infatti si mise 8 ore a farla. Però una volta finita mi disse: va bene, non è male. E mi dice: va bene, ti assumiamo. E ricominciò la mia vera attività. E questo proprietario, che era un fascista,
era un gerarca, ma un gerarca bravo. E dopo 2 o 3 mesi mi aumentò lo stipendio. E questo continuò fino ad andare sotto le armi. Ho fatto calendari, ho fatto medaglie, ho fatto distintivi. Con questo disegno di questa nave da guerra nel retro, tu hai fatto un manifesto meraviglioso di un film americano che si chiama PT-109 Posto di Combattimento. Nel frattempo conobbi un giornalista, si chiamava Vittorio Calvino, che reggeva in quel periodo l'ufficio stampa della Lucasfilm. E fu per merito suo che io entrai nel cinema, perché mi propose e mi fece fare il primo manifesto che avevo fatto, che si chiamava, un film strano, Spie fra le eliche. E naturalmente dalla Lux piano piano venni conosciuto da altri e mi chiamarono da una parte e dall'altra, e lì iniziò la mia attività cinematografica. E lavorai per tutte le case americane, dalla Metro, dalla Warner, la Columbia, Paramount. Sì. Venivo chiamato dal capo ufficio stampa, lui mi diceva quello che, di cui avevano bisogno, e poi mi invitavano per esempio alle visioni private di film anche in lingua originale. Ed era molto importante perché vedevo il film. Poi mi davano il playbook dal quale ricavavo certi elementi, poi mi davano il pacco delle fotografie e io cominciavo a fare degli schizzi. Generalmente ne facevo 2, 3, anche 4. E generalmente veniva scelto sempre il peggiore. Naturalmente, oltre a lavorare per il cinema, lavoravo per l'editoria. E quindi facevo copertine di giornali, di riviste. Fra questi c'era la Domenica del Corriere, c'era il Mattino Illustrato, c'era la Tribuna Illustrata, sulla quale ho fatto parecchie tavole. Cominciai a fare questa figurina perché il giornale praticamente era diviso in 7 sezioni. Era un giornale che doveva durare tutta la settimana. E per questo si chiamò Signorina 7. I rapporti con taluni miei colleghi non erano molto buoni, perché un po' c'era l'invidia, perché magari facevo più di loro. E sono sempre stato molto riservato, molto chiuso. Ma questo mi succedeva perché ero un timido, e lo sono ancora. Quindi la timidezza mi faceva sembrare presuntuoso, borioso. Norman Rockwell era la mia immagine. E quindi forse ho cercato anche di imitarlo, non so, di rifarmi a quello stile, che era quello che mi piaceva tanto. Ecco, devo dire che io ho amato nella mia vita, dal punto di vista artistico, prima cosa la donna, seconda il cavallo, perché il cavallo è un animale meraviglioso, meraviglioso di costruzione, di eleganza, di portamento, e quindi ho amato tanto il cavallo, e infatti ne ho fatti iosa proprio di cavalli. Sì, io ho lavorato molto, sono stato chiamato da Germi, anche perché Germi era un superstizioso, credeva in certe fantasie, in certi fantasmi, e quindi mi chiamava e io cercavo di accontentarlo nella maniera migliore. Leone è stato un mio estimatore proprio. Con Fellini ero amico, lui mi chiamava Cirielino sempre. Luci del Varietà, Luci del Varietà era divertente da fare. Fellini era
un regista molto difficile, quindi per arrivare a contentarlo ci faticava. Beh, spesso abbiamo sostenuto dei film prendendo spunto da una piccola cosa che si ingrandiva poi per dare a questo film la possibilità di visione. Per Sansone D'Alida feci un manifesto che venne poi premiato, prese il secondo premio in una valutazione, ed era lui che allargava le colonne e il tempio crollava naturalmente. La signora gioca bene a scopa. Con la Fenech. Bravo. Andai sul set io, con lei mezza nuda, e gli appiccicai sul corpo le carte da gioco. I manifesti di 007 erano quasi tutti simili, anche quelli fatti da altri, perché il tema era quello. Non si doveva fare lui in vari atteggiamenti con la pistola, e quindi questo è tutto. Alfredo fu incaricato di fare sia il bozzetto per il 24 fogli sia per il 4 fogli, e lì feci la figura di Dustin Hoffman, che era incatenbrigliato da una mano che non era reale, perché non poteva essere reale, e prese questa fede, l'aveva inchiodato. Questo per dimostrare che era la vittima. Un manifesto molto bello era quello di Cane di Paglia. Cane di Paglia. Avevi fatto questa faccia di questo enorme cane, sì, tutta fatta con della paglia. Sì. Quindi con questi occhi cattivi e il volto di Dustin. Mi sforzavo, anche perché erano delle belle trovate. Perché provenivo dalla pubblicità. Dalla pubblicità. E questa mi aiutava molto a avere delle trovatine, no? Di forza l'italiana. Si trattava di questi oggetti spesso utilizzati dalla Domenica del Corriere, no? Queste uccisioni, sì, sì. L'amante che sparava, eccetera. Io ho apprezzato tantissimo i disegni che hai fatto per negli anni 60 di alcuni film dell'orrore con Vincent Price. Sì. Era uno in particolare che è L'esperimento del dottor Zagros, sì, dove c'è questo volto di Vincent Price. Dove una mano scheletrita con lo scheletro che, sì, lo prende. Sì, 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 sì. Credo di aver fatto tutto quello che era possibile fare e tutto quello che mi hanno fatto fare, perché non potevo inventarmi il lavoro. Il bel lavoro mi chiamavano e io cercavo di eseguirlo nella maniera migliore.